Crossi. Scrossi, scrossi. Pioli. Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi siamo qui perché parleremo del parto. È vero, c'ha ragione, siamo qui per parlare del parto. In realtà oggi doveva uscire totalmente un altro video, ma come vedete dal mio bellissimo aspetto, sì, ho ancora la cistite e sì, ancora non mi muovo. Io non so da dove iniziare. Allora, iniziamo da questo. Farei un breve riassunto. Sì, 11 mesi fa. Io non so, eri incinta. Io ora non lo sai più. Perché? Lo scopriremo con un altro attack. Io non dovevo andare a partorire, premettiamo questo. Neanche io. Nemmeno lui. Nemmeno lei, nemmeno Zoe, e siamo tutti felici. Caio sì. Caio doveva partorire. Sono 7 cuccioli. Sì. Mamma doveva partorire. Davvero? Io dovevo partorire. Quando? Sì. Quando? Quando? Oddio, mo. Mamma, c'aveva Zoe dentro la pancia. Ti sei mangiata Zoe? E più che altro adesso è qui. Sono andata a fare dei controlli. Dei controlli hanno visto delle cose che non gli piacevano. Tipo il fatto che c'è un bambino in pancia. Tipo, what? Questa mangia bambini. Sì, come fai? Dai controlli mi hanno spostato al pronto soccorso. Dal pronto soccorso mi hanno ricoverata. Dal ricovero sono finita in sala parto. Dalla sala parto sono ritornata al ricovero. Dal ricovero alla sala parto. E poi ho partorito. Ora, io inizierei direttamente. Oh, grazie. Anche a te, famiglia. Anche a te, famiglia. Io comincerei proprio a raccontare dalla sera prima, da quello che è successo la sera prima. Abbiamo scoperto, tramite appunto dei controlli che mi facevano, che era incinta. Che ero dilatata e incinta. Ero dilatata di 2 centimetri. Uh-huh. E avevo iniziato a perdere il tappo mucoso. Nel corso del tempo di questa giornata ho iniziato anche ad avere delle vere e proprie contrazioni. Sì, minime, pre-travaglio. Sì, robe che ovviamente paragonate a quelle vere e proprie del mentre stai a partorire, non è niente. Sì, queste contrazioni comunque, dato che le rilevavano anche su il monitor sì. Giustamente hanno fatto pensare di andare tutti quanti nella sala parto. Quindi ho chiamato lui. Ormai era... no, che ore erano queste? No, era pomeriggio. Ok, io era vedete... pomeriggio, era tipo le 13. Ok, sì. Ecco perché mi serve lui. Perché io non ho perso alcuni dati, perché ero tra i dolori e lo stress. Poi non è che avevi, la finestra che avevi lì era abbassata. Ah, pure, quindi non mi rendevo conto tanto della cosa. Io sono intanto che era... ora di pranzo. Ok. Ho saltato il pranzo. Okay. Perché c'era Simone a casa. Uh-uh. Con mio padre. Però la cosa bella che dovevamo ordinare da mangiare e tu mi hai chiamato per entrare, quindi non avevo mangiato per niente. Okay. E siamo rimasti fino a le 21. Sì, le 21. Sì, e 21. Che è successo? Le cose non sono andate avanti. Sono arrivata a 3 cm di dilatazione in tutto questo arco di tempo. Ma le contrazioni si erano un attimo fermate, o meglio, ce n'avevo ogni tanto una forte. Tagliando corto per arrivare subito al parto, lui ritorna a casa, io ritorno in reparto perché rimango a 3 cm. Quella notte è stata parecchio burrascosa per me, però perlomeno mi sono riposata, non c'erano ostetriche che venivano a visitarmi o altro, perché ero in reparto e quindi ho passato la nottata tranquilla. Dopodiché, arrivata alle che ore erano? No, 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 10 del mattino. era iniziamo dalla base. Okay. Perché la sera prima io mi ero messo la sveglia perché ogni mattina alle 6 scrivevo a Chiara. All'ospedale c'è il coprifuoco, cioè il coprifuoco. La sveglia. La sveglia alle 6 del mattino. Perché vengono a farti prelievi alle 6 del mattino. E quindi io mettevo la sveglia del telefono alle 6 del mattino proprio per scrivere: ehi, come stai? Tutto a posto? Mandare. Svegliarsi alle 6 del mattino, quando la sera prima stai in panico perché può nascere tua figlia, è complicato. Però ci sono riuscito. Mi sono svegliato alle 6 del mattino, ho preso il telefono e mi ha scritto. Gli ho scritto: buongiorno, come stai? Quello che era, oppure come sì, sta andando. Sì, è stato un messaggio molto veloce, una cosa veramente minima. Però della serie mi sono fatta le analisi. Gli ho raccontato: guarda, mi hanno fatto le analisi, adesso aspetto un ostetrica. Ho risposto, esatto. Metto il telefono nello zaino. Da lì non mi risponde più, però. È stato un messaggio da parte sua. Sì, sì. Da lì non mi risponde più. E io dico: ok, si è riaddormentato. Avevo messo il telefono nello zaino. Mi sono appoggiato sul letto per aspettare una telefonata. E mi addormento. Mm-hmm. Al che mi arrivano 30-40 telefonate. Aspetta, io in ospedale, questo è lui a casa, io in ospedale metto giù con lui, mi fanno delle analisi, ho dovuto fare anche un'analisi molto importante di un'altra cosa che prima non vi sto a dire, ma è una cosa che mi ha fatto scoprire di avere altre robe che poi dovrò curare, ma vabbè, niente di che, comunque tranquilli. E, fatto sta che una volta
arrivate tipo le 9:30 del mattino, mi contatta la mia estetica e mi dice: guarda, ci siamo comunque parlati anche col ginecologo e tutto il resto, ora ti rifanno, sì, ora ti rifanno la visita, però sto arrivando perché adesso ti diamo una mano con l'ossitocina e partiamo. È arrivata e ha detto: ok, andiamo in sala parto. Sì. E ci siamo iniziati a preparare, quindi mi ha preso tutta la roba, tutte le cose per andare insieme in sala parto. Io iniziavo a scrivere a lui: sì. Ehi, dove sei? Amore, chi sei? Stiamo andando in sala parto. E gli rispondevo: scusa, questo è il nuovo numero, chi sei? Non è vero, non mi rispondeva. Stavo dormendo e il telefono era nello zaino. L'ossitocina è stata aperta quando è arrivato lui, ma facciamo un passo indietro. Mentre io facevo questa cosa per andare in sala parto ed ero impanicatissima perché appunto lui non mi rispondeva, che cosa è successo? Io in tutto questo mi sono sempre parlata con sua mamma, che comunque stando comunque nel campo mi ha sempre messo molta tranquillità. Poi una persona, scusate, una persona strasquisita, si può parlare molto tranquillamente con lei quando ha una paura, un'ansia, noi parliamo, chiacchieriamo, chattiamo. E lei mi diceva: tranquilla, adesso sta andando Mario, suo padre, a svegliarlo a casa, quindi non ti preoccupare, adesso lo va a svegliare e non c'è problema, arriva. In tutto questo è una grande bugia, perché mio padre non rispondeva al telefono di mia madre. Non perché lui stava dormendo, lui stava in doccia. E... quindi in realtà, perché lei poi mi ha scritto: non ti preoccupare, nel caso vengo io. Ma lei non poteva entrare. Io piangente con al telefono sua mamma che continuava a dirmi: no, no, ma è andato, tranquilla, adesso arrivano. Fatto sta, per fortuna... me l'ho già messo mezz'ora. Sì, per fortuna, infatti Mario è entrato qui a casa, l'ha svegliato. Anzi, l'ha trovato già sveglio, giusto? Sì, allora, io ti eri già mi sono svegliato poco dopo... che tu mi hai chiamato a stecca. Ok. Mi sono alzato, sì. Ho visto l'orario, dove sta il telefono? Apro lo zaino, vedo le chiamate perse, chiamo mio padre, e mio padre mi dice: sono fuori. No, ok. Sì, e sì. Fatto. Io sono entrata in tutto questo in sala parto, mi hanno sistemata, mi hanno fatto adagiare sul lettino, mi hanno tranquillizzata perché ero molto spaventata in quel momento. Arriva, mi aprono l'ossitocina e inizia la magia. Da lì ho qualche problemino di memoria, allora, mi mancano pezzi. Non è stato caotico, non riuscivo a spingere. No, infatti allora, mi ricordo tutto molto lento. No, 12:40 sono entrato io. Perché tu mi... sì, perché tu alle 12 sei entrata lì, io alle 12:40 sono arrivato. Ti hanno attaccato, tempo che considerate pure tempo che gli attaccano la cosa, gli fanno l'epidurale, a meno di 6 ore. Sì, e alle 4:05, 4:07? 4:07 è nata. 4:07 è nata Zoe. Quindi comunque calcolerei, sì. Questo è stato l'arco di tempo. Ora, mi hanno attaccato l'ossitocina, mi hanno fatto tranquillizzare, sono iniziati i dolori, quelli bellini. Non erano ancora quelli totalmente forti, ma non hanno aspettato a mettermi appunto a farmi l'epidurale. Sì. E lì ringrazio, allora, io ringrazio due persone principalmente, anzi tre. Il mio ginecologo, perché è una persona splendida, che sì. Non c'è stato nel mio parto, ma da remoto... Sì. Ha fatto tutto da sì, remoto. Sì, mi dava comunque tantissime, come si dice, tantissima calma, tantissima sì. Tranquillità e soprattutto comunque ha gestito per perfettamente tutto, anche dopo che ho partorito è sempre venuto, cioè sì, sì, ogni giorno stanza, anche quando non servivano sì. Esatto. C'è sempre stato e... ma sapevamo che era un grandissimo ginecologo pure sì, da prima. Sì, assolutamente sì. La seconda persona che voglio ringraziare è l'ostetrica, perché è stata una persona chiave, no? Senza l'ostetrica non facciamo niente. Eccezionale, non ho parole, sì. Non ho parole, infatti quando ci siamo andati a prendere il caffè l'altro giorno io gli ho detto: io ti ringrazio non solo perché hai trasformato il mio parto in un ricordo meraviglioso, ma mi hai anche curato i traumi che mi avevano lasciato dall'altra parte, perché io in questo momento mi sento tranquilla, cioè se domani dovessi ripartorire... Andiamo da lei. Con lei sarei tranquilla. Appunto abbiamo 5 anni per farlo. Sì, perché poi va in pensione. Ci ha detto sì, ma il prossimo entro 5 anni, grazie, perché poi vado in pensione. Quindi ci sbrigheremo soltanto per lei. È stata eccezionale, è stata veramente eccezionale sotto ogni aspetto, mi ha tranquillizzata, mi ha spinto a dare le sì. Spinte migliori, ma cioè è stata nei momenti dove voleva che io avessi grinta, ve lo racconto, è stata super forte, super potente, super, come si dice, empowering, cioè nel senso ti ha dato molto supporto proprio nel compiere azioni. Mi ha dato sì. Supporto a te. No, ma perché è una persona che ha un'altissima capacità, cioè secondo me un lavoro, qualsiasi lavoro medico, deve avere un'altissima capacità decisionale. Quindi secondo me, cioè lei è miglior ostetica di cui ho mai visto, mai sentito parlare, anche per l'esperienza. Sì, no, è pazzesca.
E aveva un decision making assurdo, cioè No, nel senso pazzesco. sapeva esattamente qualsiasi cosa. Abbiamo avuto dei problemi con la spinta, 3 secondi dopo abbiamo risolto. No, raga, è Beh, è un magnifica, professionista, c'è poco da magnifica. fare. Quando una persona è brava a fare il lavoro suo, è brava a fare il lavoro suo. Eccezionale, Sì. veramente. E ho i brividi a raccontarvelo, non sto scherzando, perché è stata magnifica. E l'altra persona che appunto ringrazio è il dottore che mi ha fatto appunto l'epidurale, un angelo. Anche lì una delicatezza, anche nei modi, perché io avevo paura dell'epidurale, cioè non stiamo a prenderci in giro, io avevo paura di tutto in Beh, quel un ago che ti momento. punge la spina dorsale Avevo fa paura, paura. avevo veramente Di paura. base fa paura. Preciso E lui è stato pazzesco, cioè su tutto. sì, ogni 30 secondi mi veniva a chiedere tutto bene, tutto a posto. Ho avuto solo un problema con l'epidurale, ma è una cosa normale che fa l'epidurale, che non avevo mai provato ovviamente, che praticamente a un certo punto ho avuto una sottospecie tipo di svenimento strano, una cosa strana, mi si sono tappate le orecchie Stava e anestetizzata. sì, è una cosa strana. E fatto sta che una volta girata dal lato è passato tutto, però è stato strano. Però fatto sta, tutto il resto è stato magnifico. Ora entriamo nel vivo del parto. Allora, l'epidurale c'è questa bocchetta che ti mettono qui e che ogni un'ora dura, e quando l'effetto svanisce, tra virgolette, che quindi risenti Ma dolori non tra sempre più virgolette, grandi. Sì, quando finisce finisce la dose di l'effetto. antidolorifico, te ne mettono Te ne un'altra. mettono un altro po'. Sì. E lui era precisissimo, anche perché era impossibile non esserlo, perché allo scoccare dell'ora io iniziavo con ah, perché e sentivo i dolori. Appena finiva la dose, partiva Sì. l'urla. E iniziavano i dolori, cioè ogni volta che finiva la dose era sempre peggio, ma questa volta, cioè questa cosa è durata in realtà pochissimo, perché ho avuto una dilatazione praticamente quasi Grazie immediata. all'ossitocina. Sì, grazie all'ossitocina, quasi immediata, perché praticamente sono passata dai quei 3 centimetri a tipo 7, ci aveva comunicato. L'ostetrica mi fa una visita, Per controllare la e mi dilatazione. pare che ero a 7 centimetri in quel momento, mi mette le manine lì e sentiamo. Perlomeno io sento come se mi No, si no. fosse rotto un ossicino. Cioè loro non sentono pop, sento io il pop. Sì. Io No, no, non avete sentito pop, l'ho sentito io, caro. ho sentito scrosh. Sì. Io invece ho sentito questo pop, che era come se mi si fosse rotto uno. Sapete quando vi scrocchia il collo? Tipo che fa track? Tipo così, tipo tra. Io ho sentito questa cosa là dentro, e tanto caldo e tanto bagnato. Mentre mi stava facendo la visita, Sono rotte le acque. naturalmente mi si sono rotte le acque. E che gran sedere, perché non me l'hanno dovute rompere come quando ho partorito Lara. Sono stata molto contenta di ciò, perché pure quello mi spaventava. Nel giro di pochissimo, da quando si sono rotte le acque, è cambiato praticamente tutto, perché si è proprio aperto il parto a 360 gradi e ho iniziato a spingere. Cioè, mi hanno detto: inizia a spingere. Ti senti di spingere? Sì, mi sentivo assolutamente di spingere. È incastrato? No, l'ho fatto. Ho avuto dei problemi però con le spinte. Io non spingevi benissimo. No, ero stanca, ero No, spaventata. era anestetizzata. Ero anche anestetizzata. A lei sentiva di spingere con tutta la forza. E noi intorno vediamo lei che faceva questo. Perché non sentiva la spinta. Cioè, si sentiva il dolore perché un minimo c'era. Però era molto anestetizzata. Alcune spinte, soprattutto all'inizio, erano perfette e poi vroom, rientrava dentro la capoccia. E però una cosa che ho apprezzato tantissimo dell'ostetrica è che io facevo le spinte con lei dentro, perché lei direzionava e lei si regolava da dentro. Per fare meno spinte Sì, possibili. e infatti io adesso lo posso dire, ne sono uscita ufficialmente senza nemmeno un punto. Tranne Zero. un punto fedeltà all'ospedale che torneremo Sicuramente sicuramente. torneremo lì. Quindi il punto fedeltà sì, i Punto fedeltà, puntillo no. i punti laggiù nemmeno uno. Continuavano queste spinte a non essere proprio precise, quindi lei prima ha cercato di motivarmi e quindi di dire dai e fammelo uscire sta figlia praticamente. Poi, che quali sono state le sue precise parole io non me le ricordo. Mi ricordo solo che mi ha guardato negli occhi e mi ha iniziato a dare una grinta pazzesca. Chi? Ostetrica. Lui mi diceva dai che ci sei quasi, una cosa del No, ci siamo genere. quasi, la conosciamo. Ora conosceremo Zoe, ti dice questo. Dai A che ci me siamo. sembrava un'entità che Sì. parlava nell'orecchio e basta, perché Che bello. non. Una persona che ha aiutato durante il parto, ha fatto. E adesso vi dico perché ha aiutato. Quando abbiamo tutti capito che queste cazzarole di spinte non Non stavano venivano da fa. bene, allora all'inizio mi ha fatto mettere le gambe in un'altra posizione. Io ho partorito da, come si chiama? Sdraiata. Da sdraiata, in pancia in su. Pancia in su. Allora, prima di tutto. Che carini, ci sta Caio, Ash e Lara che stanno per terra e lì che giocano. A carte.
A carte, sì, a briscola, ovviamente. Prima abbiamo provato con le gambe. Le gambe però erano un po' anestetizzate, quindi non riuscivo a tenermele nemmeno bene. Poi avevo l'ago che mi faceva male nella mano e quindi sì, è stato un casino. Hai cambiato posizione con le gambe, che dal passare normalmente a gambe appoggiate, diciamo, in una posizione non sdraiata totalmente, però tipo con le gambine poco piegate. Siamo passati da poco piegate, no. Sembrava una ranocchia. No, dopo sembrava una ranocchia. E dopo ancora di più, perché dopo infatti sembravi tipo una il secondo step. Una ranocchia che è a terra. Esatto, il secondo step era che l'ostetrica, che aveva oltretutto una mano sempre dentro la mia cosina, con l'altra spingeva l'altra gamba verso di me, sì, e lui spingeva l'altra gamba verso di me, sì, e lui con l'altra mano, quindi lui io aveva... Io stavo tipo a fisarmonia, stavo con una mano, sì, qua dietro e una mano sulla gamba. Esatto, con una mi spingeva la gamba lui, con l'altra mi spingeva la testa. La stavo spremendo come un limone. Esatto. Ha funzionato. A un certo punto, sì, era talmente tanto, come si dice... Stavo spingendo talmente stavo tanto spingendo io pure e lui, spremendola tantissimo anch'io. Che mi ha fatto tipo fisarmonia, mi ha buttato proprio la capoccia giù. Cioè gli ho fatto toccare la testa e il ginocchio. Perché si era proprio messo nella spinta. È funzionata, è uscita la testa dopo quella roba. Poi infatti terzo step ha chiamato una ragazza, per fortuna molto molto piccola, e l'ha fatto apposta, per farmi la manovra di, non mi ricordo il nome, tu te la ricordi? Perché non mi ricordo. Non voglio dire indovinare perché è una manovra medica, non voglio dire la manovra sbagliata, però semplicemente è una spinta esterna. Esatto, però devo dire che è stato di grandissimo aiuto, perché la ragazza mi si è messa appunto sopra, mi ha aiutato tantissimo, perché appunto grazie anche a lei e grazie al fatto che l'ostetrica anche era stata eccezionale, perché non so che cavolo di mano avrà fatto, c'è stato un momento nel quale, mentre Zoe era ancora mezza fuori e mezza dentro, l'ostetrica ha dovuto tagliare il cordone, quindi si è scusata con lui e ha detto non ti posso, cioè non, se lo volevi tagliare non... Io poi gli ho detto, guarda, non vedevo l'ora di tagliare un pezzo di carne, me lo immaginavo come me lo immaginavo, e me lo immaginavo molto più brutto di quello che è. Sì. E quindi ho detto no, non lo voglio tagliare io. E invece poi alla fine nel contesto comunque lui non è rimasto. Allora, dato che so che me lo chiederete, lui ha visto tutto. Sì. Cioè lui è stato proprio là e non è che c'avevo cose davanti o altro. Lui ha visto proprio tutto. Io ho visto tutto. Ho anche visto la bustina che hanno buttato. Sì, sì, perché ovviamente poi io ho partorito anche quello che avevo dentro. Sì, è proprio un film. Lui gli serviva le popcorn e poi stava forse, bene. Sai che forse sarei riuscito a mangiare? Davanti, capito, cioè è proprio fantastico. Dopo questa cosa c'è stato anche un altro attimo nel quale io appunto ho sentito che la testa stava mezza di fuori e ho urlato un bellissimo, ho detto che questa cosa è mezza le gambe, e giustamente l'ostetica si è messa quasi a ridere, giustamente, che vuoi che sia la testa. Però io non lo so, presa da quel momento mi sono sentita un pallone là sotto. Anche perché era grande, la testa sì, grande. È stato orribile, mi giuro, è stata forse una delle sensazioni più brutte, perché ovviamente non è che potevo chiudere le gambe. Oltretutto un'altra cosa che mi ricordo è che mentre lei ancora non aveva la testa di fuori, lei però aveva infilato l'ostetica, aveva infilato le mani e ha detto io sento i capelli. Quella è stata una cosa che sì, ha detto ah, c'hai i capelli. Ma no, ma quello lì ha sentito che appena, cioè l'ha sentito molto prima, molto molto prima, appena sì, si è rotto sì, il sacco sì, sì, ha fatto però... anche i capelli però perché la stava visitando. È una di quelle cose che mi piace ricordare, sì, è carino, che è carino. È carino. E poi basta raga, cioè lei è uscita. È uscita definitivamente, me l'hanno messa subito sul petto, non aveva appunto più il cordone ombelicale. Ecco, una cosa che ho apprezzato tantissimo, prima di andarla a pulire mi ci hanno lasciata fatto stare tanto 5 minuti, finché minuti, non ho espulso anche la... L'hanno pulita, sì, mentre la pulivano ce l'aveva in braccio. Esatto, questo è stato anche molto buono per me perché mi sono distratta perché non pensavo là sotto, però alla fine è andata bene perché nemmeno un punto, quindi in realtà è andata benissimo. E niente, poi l'hanno presa, l'hanno lavata, l'hanno misurata, tutto quanto. Siamo stati 2 ore in sala parto, allora, io, lui e lei. È l'iter sì, dell'ospedale, sì, devi stare 2 ore con il bambino, esatto, per assicurarsi che sta tutto bene. Esatto, e nel frattempo foto, video per i parenti, sì, tutto quanto. E poi hanno portato lei al nido e noi in stanza, sì, e dove lui ha dormito con me appunto 3 giorni, ma questo l'avete visto comunque, sì, dal video. E niente, lei poi ce l'hanno riportata la sera e splendida come il sole. E abbiamo fatto Nina. Sì. E allora, punto della situazione. Sì. Secondo te, da maschio esterno, com'è sì, stato questo parto? Allora, a livello emotivo, fighissimo. Il giorno migliore della mia vita, appunto. Non ci stavo nemmeno contendenti vicini. Ci sta, lo rifarei, sì. Molto probabilmente la prossima volta taglierò il cordone ombelicale. Lo rifarei, sì, è bellissimo. In realtà l'ho fatto io. Perché me l'hanno chiesto se tu hai pianto, no. No.
Io un po' sì. Ho pianto solo nel momento nel quale era già finito tutto. E mi ha visto che non piangevo e quindi ci è rimasta male, lo so. No, è stato tipo un momento di realizzazione, cioè ho realizzato che avevo partorito, che avevo spicciolo. E quindi qualche lacrima mi è uscita perché della serie è finita ed è un nuovo inizio, meraviglioso. E quindi sì, un po' Maraviglioso. E, però no, dato che questa è stata una delle domande più gettonate, se lui ha pianto, se lui è svenuto. Impassibile. Assolutamente, ma perché sono come impassibile? Lo vedete adesso? Ma perché sono impassibile come per... No, ero più sorridente di adesso. Che ne so, c'è la mia mascherina, chi ti vedeva? Ah, è vero. A proposito. È vero, a giustamente. Proposito. Io sapevo di sorridere, tu no. E io stavo così, quindi cioè in senso sorriso, sono triste, non cambia niente. Aspetta, no, ma a proposito, dato che è una delle domande più gettonate, vi dico anche che lui aveva la mascherina, io no, per fortuna. Certo. Eh no, io ho visto un parto di un'altra influenza che l'ha fatto da poco, c'aveva la mascherina. Io dico certo che ce l'ho io la mascherina. Ah, ok, no, perché io ho visto altre donne partorire con la mascherina. Io oddio, per fortuna no. Dispiace. Sono stata contenta però perché avevo già problemi a respirare di mio. Ah, figuratevi quindi, con la mascherina. Quindi figuratevi con la mascherina, sì. Un po' per l'ansia, un po' per altri problemi. Avevo dei seri problemi a respirare anche durante la gravidanza perché lei mi si posizionava nelle io posizioni io la mascherina brutte. L'ho bagnata dal sudore. Dal sudore, immagino. Sì. Immagino. Lui l'hanno imbardato tutto. Era totalmente... Sì, io c'avevo un cappellino, il camicetto, cosa delle scarpe, camicetto, coso delle scarpe, sì. E mascherina. I guanti? No, i guanti no, perché non ho toccato nulla fino a quando non era coso. Io avevo le mani igienizzate e basta. È vero, è vero, è vero. Mi sono solo lavato le mani. E niente, quindi questo è stato. E conclusione, è stato bellissimo? Assolutamente sì. Sì, è stato migliore esperienza di parto, chiedo a te, io spero. Assolutamente che sì. Sì. Assolutamente sì, vedremo i prossimi, però per adesso è stata la migliore esperienza. Anche perché i prossimi saranno sempre con queste persone, quindi assolutamente. Ah, a proposito, io ho parlato della magnifica ostetrica perché ragazzi, non ho altre parole se non d'amore per quella persona. Oh, sì. Ma non voglio nulla togliere comunque a tutto lo staff dell'ospedale nel quale siamo stati, perché tutti, e vi dico tutti, mi hanno trattata benissimo. Una cosa veramente fighissima è che l'ostetrica che mi ha fatto partorire Zoe ha preso in braccio lui appena nato. Sì, ha fatto partorire pure a me, perché mia madre ha fatto il cesareo e lei è stata la persona che mi ha preso. Cioè, vi rendete conto? Ed è scioccante perché l'abbiamo scoperto solo dopo. Perché sì, all'inizio c'era questo, diciamo. Sì, perché può essere. Perché era lo stesso ospedale, quindi dicevamo, ma chissà, gli anni coincidevano. Gli anni coincidevano benissimo. E quindi dicevamo, pure lei diceva, ma chissà se non ti ho mai visto così, chissà di qua e di là. Per curiosità, si è andata a informare, ha preso i documenti e ha detto, cavolo, sì, è uno dei miei pazienti. Quindi sì, l'ha preso in braccio a lui appena nato. Sì, e lei. Idem, quindi papà e figlia ha fatto partorire. Appunto, prima o poi ci facciamo una foto con tutti e tre. Meravigliosa, meravigliosa. E niente tesori, quindi questo è stato il parto. Ora, non siamo andati troppo nello specifico perché ci sarà un altro video nel quale risponderemo a tutte le domande riguardanti il parto, quindi quelle un pochino più tecniche, quelle un pochino più specifiche. Quindi mi raccomando, lasciatecele qua sotto nei commenti, anche se ce l'avete lasciate già in un altro video, però riscriveteci qua sotto tutto nei commenti. Ma è le cose così più post. Andiamo. Sì, infatti, se volete sapere, che ne so, qualche sensazione, qualche cosa in più, eccetera, odori, eccetera. Sapori, colori, sapori, cuori, fiori, farfalline. E niente tesori, quindi noi speriamo tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, ricordatevi di lasciarci tutte le domande che volete qua sotto nei commenti. E noi come sempre ci vediamo domani, ore 18, sempre qui, sempre su questo canale. PS, vi ringrazio tantissimo per il sostegno comunque che ci avete dato e che in quei giorni, soprattutto quando appunto sono andata a partorire, avete dimostrato. Non vi ho respira, mai... Amore. Sì. Grazie. Grazie. Vi vogliamo tanto bene. Non sto tirando fuori l'aria, è un problema. Ci avete dimostrato veramente tantissimo amore, sì, tantissimo affetto e tantissimi messaggi che ho ricevuto da parte vostra. Sono stati di un incoraggiamento, di una forza, di un amore veramente incredibile. Quindi vi ringraziamo veramente di tutto cuore. E vi ringrazio anche perché molto spesso vi mettevo delle stories comunque che si vedeva che ero un po' provata. E c'era sempre quel messaggio da parte vostra di forza Chiara, forza Chiara, forza Chiara. E grazie veramente. E forza è stata. Quindi grazie. Ci vediamo domani. Vi voglio bene. Ciao. Love you.
bun, 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 b